Dave, sei tu? Uh-huh. Per fortuna sei in ritardo, questo pollo mi ha preso più tempo del previsto. Che cosa hanno detto? Spero che non si sia cotto troppo. È quasi pronto, sai? Preferisco prepararli in cucina. A meno che tu non ne voglia mezzo tutto per te. Ho messo fuori coltelli e forchette. Ho deciso di mangiare in grande stile. Deve essere bello il matrimonio con questi problemi da risolvere ogni giorno. È fresco qui fuori, preferisci forse mangiare dentro? Queste cose non succedono spesso. Sei in pensiero? Perché così sei, lo fastidi? Su, tesoro, racconta subito alla mamma le tue noie. Questi misteri rischiano di guastare la mia cenetta. Andiamo, signor Deve, perché siete così accigliato? Dopo cena. No. Ti facilito le cose. È arrivato il momento di confessarmi che hai già una moglie e due adorabili figli e che questa pazzia non può più continuare. Quante volte l'hai sentito dire? Tanto spesso che lo so a memoria. Non sei giusto, Dave. Smettila. Sai che devo parlare di un'altra cosa, del lavoro. Oh, e qual è il lavoro? Tu rammenti un tale di nome Sebastian? Alessio Sebastian? Sì. Era amico di mio padre, sì. Si era innamorato di te? Senza essere corrisposto. Ebbene, qui a capo di una grande organizzazione tedesca. Era molto ricco di famiglia. In Germania era uno dei pezzi principali della macchina bellica. Lavora qui adesso. Affari grossi? Sì, ha tutto l'aspetto di un grosso affare. Dobbiamo avvicinarlo. Avanti, tira fuori il resto. L'avvicinerai domani. Il resto dipende da te. Devi cercare di sistemarlo. Mata Hari. E pensare che non ci credevo. La cosa è molto importante. Il tuo compito è scoprire ciò che avviene in casa sua, qual è lo scopo della sua attività e riferircelo. Suppongo che tu sapessi che si trattava di far questo fin dal primo istante. No, l'ho saputo soltanto poco fa. E tu non hai detto, almeno, che forse non sono la donna adatta a certi giochi? Ho pensato che spettasse a te decidere il da farsi. Avrei detto che Elena Huberman farà diventare Sebastian un cagnolino e che è tanto brava in queste cose. Io non ho detto niente. Neanche una parola per quella romanticona che stava cucinando. Te l'ho detto, è questo l'incarico. Oh, via, non te la prendere. Cerco solo di trovare un po' di cavalleria nell'uomo dei miei sogni. Una piccola protesta, quale... Come osate, signori, affinché ad Elena Huberman, alla nuova Elena Huberman, fosse evitato un così infame destino. Non c'è da ridere. Vuoi che accetti l'incarico? Sei tu che devi rispondere. Io lo chiedo a te. Dipende da te. Non ti sbilanci. Caro, ciò che non hai detto a loro, dillo a me. Che sono diventata un'altra che ti ama e che non cambierò mai più. Attendo la tua risposta. È tutto qui il tuo aiuto? Sempre incredulo, Non un cenno di fiducia, giù, torna nel fango, Elena, è quello il tuo posto. Oh, Dev. Quando è che devo cominciare a lavorare? Domani mattina.
No, non avrei dovuto servire tanto presto, è già tutto freddo. Che cosa stai cercando? Una bottiglia di champagne, devo averla dimenticata.